Il sindaco non ha competenze sulla sicurezza, però conosce il sentimento della sua città e conosce i suoi bisogni. I cittadini di Napoli e gli abitanti di Napoli stanno vivendo una stagione di grande riscatto fondato proprio sulla cultura e non vogliono che un manipolo di delinquenti possa interrompere questa rivoluzione. La sicurezza passa anche attraverso la presenza delle forze dell'ordine. Le forze dell'ordine a Napoli fanno un lavoro encomiabile, difficile, rischiano la pelle e devono essere rafforzati. I cittadini vogliono più pattuglie ordinarie per strada, non la militarizzazione, ma non è ammissibile che alle 4 del pomeriggio si possa sparare nel cuore della nostra città e considerarlo un fatto ordinario. Io trovo grave che in questi mesi non ci sia stato un adeguato potenziamento delle forze dell'ordine, da me più volte richiesto anche nel corso dei mesi. Vedo che si fanno sforzi straordinari in occasione di grandi eventi. Noi chiediamo impegno ordinario quando ci sono degli omicidi, è una questione di bilanciamento e soprattutto di giustizia, quindi credo di aver interpretato il sentimento diffuso della mia città e l'ho rappresentato a chi a livello nazionale ha la responsabilità della sicurezza interna del nostro paese, che è il Ministro dell'Interno. Il governo ha delle responsabilità, tra le principali responsabilità previste dalla Costituzione Repubblicana c'è la sicurezza. E la sicurezza si garantisce in tanti modi, ma anche non tagliando fondi alle forze dell'ordine, e quando ci sono situazioni di difficoltà, come in questo momento a Napoli, anzi già da diversi mesi, ci attendiamo un potenziamento, così come è stato fatto in modo massiccio attualmente nel recente passato in altre città del nostro paese, pur non attenzionate da fatti omicidiari. Siccome la Costituzione tra i vari principi cita l'uguaglianza, la leale collaborazione e il rispetto, diciamo, delle comunità locali, io da sindaco di Napoli ho pensato di interpretare un comune sentire che c'è nella nostra città: più sicurezza, ovviamente anche attraverso la cultura.